Hard Eye è finita, questo fa 70 prese. Cazzo, cazzo! Cazzo! Oh, bentrovati carissimi. È la seconda volta oggi che provo a registrare, perché non mi si collegava a internet e non riuscivo quindi a giocare online e farvi vedere cosa vuol dire il combattimento online di ARMS. Ma soprattutto ricordatevi che questo è Electric. Siamo di nuovo su ARMS, sì. Ma oggi Electric vuole farvi vedere il combattimento online. Perché di nuovo ARMS? Ve l'ho già spiegato il video precedente. Non ho tantissimo tempo per disegnare, ne ho ancora di meno per fare un video un po' più divertente come quelli dei design o delle cose giapponesi. E ARMS fa proprio il caso mio, perché uno, mi sta divertendo molto; due, posso fare una bella partita, divertirmi, registrare in poco tempo e montare in poco tempo. Ma andiamo a vedere. Stiamo entrando nella modalità online e noi ovviamente ci scegliamo la nostra preferita Twin Tail. Se volete vedere altri personaggi, voi basta che me lo dite, mi scegliete il personaggio qui sotto nei commenti e io provvederò ad allenarmi con quello a farvelo vedere. Vi prometto che lo farò. Anzi sì, mi piace questa cosa. Ditemi il vostro personaggio preferito di ARMS, se ne avete uno, e io mi allenerò proprio con quello, diventerò fortissimo con quello. Hai capito? Mica ciaspole. E sapete come mi sono connesso? Beh, ho speso 10 euro su Amazon per comprare un adattatore USB Ethernet che non funziona, ok? Cioè funziona, però l'internet di questo ufficio c'ha dei problemi. Già ci stiamo per scontrare. Quindi sto usando l'iPad di mia mamma. Cioè l'iPad di mia mamma col 4G che manda il segnale al Switch. E l'ho già testato, non c'è lag, quindi buonissimo, qui il 4G prende. Adesso vediamo un po' come si comporta questa ragazza. Ho cambiato il pugno del ghiaccio, ci ho messo il megatone perché è molto difensivo e mi piace moltissimo. Riesco a controllare molte cose. Ecco, come non detto, mi ha preso. Pam! Chiappa la porca zozza! Brava, brava ragazza. Che vuoi fare? No, mi ha preso con la presa. La presa non si fa Electric Power, ragazza. Lo sai che non si fa? Non si fa la presa, ragazza. Non si fa la presa. Stai zitta. E ferma lì, Ai. Sta usando lo stesso uccellino mio, la maledetta, perché mi vuole paralizzare. E la prende con la presa. La zozza maledetta. No! Porca miseria, ho sprecato la mossa finale. In realtà lei si è parata benissimo. Presa maledetta! Oh, come mi gusta! Come mi gusta l'online, hai capito, zia? È così che si usa l'online. Bella, zia, t'ho fermato la mossa speciale! Che mica stavo scherzando! Mica sei polcia qua, eh! Oh, accidenti! Sì, sì! Oh, il tempo sta per finire! Mi dispiace ragazza, ma in 3 secondi non puoi recuperare neanche con una presa. E vince! Electric! Non so se avete capito, è così che si gioca online. Hai capito? Hai capito, zio? È così che si fa. Hai capito? Mica ciaspole, oh. Sono troppo agitato, lo so. Sembro uno di quei youtuber che sta seduto su una sedia con le spine e sta sempre a fare wow, that's what I'm talking. Invece no, non sono così. In genere sono molto più calmo e voi lo sapete, mi conoscete, che stiamo per giocare un 2 contro 2. Odio il 2 contro 2 perché sei legato a un laccio al tuo compagno. Con un bellissimo laccio. Allora, andiamo sempre con la stessa impostazione, vediamo che succede. Anche lei è il megatone. Brava ragazza. Aia. Ce l'hanno entrambe con me, sembra. Tu colpisci un qualcosa, però. Accidenti, ragazzi. Bella. No. Brava la ragazza che fa le prese. Mi ha preso. L'ha preso anche lei. Bravissima. Bravissima la mia compagna, sta spaccando la mia compagna. Me gusta la patata, me gusta. Oh, sto a buscare come un animale. Cazzo, sono morto. No, la mia compagna è da sola. No, abbiamo perso. No. In 5 minuti già sono riuscito a fare 2 combattimenti, buonissimo. Però beh, abbiamo perso. Non importa, sta andando bene. Forse non avrei dovuto scegliere il megatone in un 2 contro 2, visto che ho bisogno di cazzotti un pochino più veloci e più dannosi anche. E io mi scontro contro Auguste. Fatemi giocare contro Auguste. Allora, gli utilizzatori del ninja, Ninjara, lo usano perché è un po' l'attuale cancro di questo gioco. Nel senso, è facile da usare, estremamente veloce. Non è che richiede chissà che impegno, come la mia carissima Twin Tail. Ha tutte cose che girano. Il chakram. Quindi mi sa che vado con questa impostazione. Sì. Ho tolto il megatone. Ah no, però ha usato. Oh! Perché c'ha la mossa finale già pronta, il bastardo? Non capisco. Inizia a fare le prese. Questi fanno un sacco di prese. No, ho lasciato la presa. Però sta buscando, ragazzo. Eh sì. Sta buscando bene, ragazzo. No, mi ha preso!
Vabbè, solo 120 di danno, come un cazzotto normale alla fine. È ardaie con sta presa, oh. Non si fanno le prese a caso, ragazzi. Ardaie con sta presa, quante volte la vuoi fare? Ardaie! Basta, basta, zio, è finita! Ardaie, è finita, questo fa 70 prese. Cazzo, cazzo! Cazzo! E vabbè. Porca miseria, guarda, quando casco nella trappola delle mille prese mi fa arrabbiare, perché di solito le schivo sempre alla grande, però queste le spammava. Le spammava, porca miseria, non si spammano le prese, in realtà fa parte del gioco, semplicemente che con i cazzotti così veloci di ninjara la presa ritorna subito in mano, e quindi è difficile contrattaccarlo. Però dai, me la sto cavando, l'importante è imparare dai propri errori, non so se hai capito, zio, eh. Qui Electric Peo is learning. Dai, oh, siamo in 4 fuori dal gioco. Un 4 tutti contro tutti, questo sarà un macello. Mamma mia, odio questi. Qui non c'è strategia, solo spammate di cazzotti micidiali. Quindi dai, vediamo un po' che succede. Oh, intanto una presa, ce la portiamo a casa. Aia, 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 mi ha fatto male. Presa, un'altra. Aia, so buscare. Aia, l'ha presa, porca zozza, oh. Odio il 4 contro 4 per un motivo. No, mi ha preso dalla distanza. Accidenti. Non riesco a capire chi cazzo sto mirando. Lei. Muori, bastarda, un KO a casa. Ma perché ce l'hanno entrambe con me? Ah, se ne va. No, sono ancora vivo per qualche strano motivo. Tempo scaduto, ha vinto Knoeli. Porca miseria che macello, il 4 tutti contro tutti. Che tra l'altro questa stessa qua, prima l'ho battuta in una battaglia test. Knoeli. Beh, oh, ci scontriamo da soli contro Knoeli. Vediamo cosa accade in questo scontro, visto che lei è la vincitrice del 4 tutti contro tutti. Vedo che sta utilizzando i chakram, doppio chakram, vediamo che succede. 4, 3, utilizzo anch'io un chakram. No, ho usato il cazzotto. Brava, un cazzottone te l'ho piazzato, eh. Come non l'ho presa? Accidenti, non ho fatto la carica. La carica, la carica! No! È riuscito a prendermi col coso. Maledizione. Accidentaccio, mi sta a far culo. Si è parata. E io mi sono preso la bomba dal culo. Fanculo, non posso recuperare così. 23 secondi, è troppo poco. Accidenti. A quanto pare Electric si deve allenare molto di più. Ridi finché puoi, brutta zozza biondina. Basket, no, odio il basket. Davvero odioso il basket perché sono tutte prese. Presa, bastarda, vattene a casa. 2 punti per il Peo, hai capito? Che mica stavamo a pocciare qui, oh. A casa ho detto, dentro, ciaff, 5 punti per il Peo, non puoi recuperare neanche per sbaglio. 9, 8, 7, 6, vabbè, uno lo può recuperare ma, oh, sei mia, ultimo canestro, pam, 7-0, non so se hai capito, bella. Oh, al basket electric, boom, pacca, eh. Mica stiamo a pocciare qui. 3 monetine per me. 3 monetine per me che li investo in tante cose magiche. Oh, un 2 contro 2 di nuovo. Sarebbe carino una sfida a pallavolo per farvi vedere com'è il pallavolo, ma a quanto pare non sta capitando. Bene, siamo 2 Twintel. Ben 2 Twintel. Io utilizzerei il megatone questa volta per sicurezza, visto che già vedo un sacco di cazzotti dritti lì. A casa! Accidenti. Accidenti, una presa abbiamo subito. No. Via, tutti a casa, tutti a casa. Bene, l'ho presa. Oh oh, sono rimasto da solo. Via. Una, sono rimasto da solo. Yes! 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 Yes!
la porta a casa, la vittoria, Electric Pew. E mi sa che è proprio con questo combattimento che la chiudiamo, signori. Anzi, sai che andiamo a fare adesso? Andiamo a investire queste monetine per prendere dei cazzotti nuovi che non si sa mai. E vi faccio vedere, già che ci sono, anche come si prendono i cazzotti nuovi. Io qui ho 147 monete, per farvi vedere, ne utilizzerò 30. Breve, 30. Io devo colpire i bersagli e i pacchi e le cose che appaiono in fondo. Ho 25 secondi. Questo mi permetterà di ottenere sicuramente dei cazzotti nuovi per lei e forse qualcos'altro. Vediamo cosa accade. Ok, 10 punti, easy. Cazzotto. Oh, chiappa, c'è Twin Tail. Guarda, mica c'è chiappo. Intanto ho preso qualche secondo in più prendendo quella monetina. Ok. Dritto per dritto, qui perché posso direzionare bene i cazzotti. Visto come gli do la curva? Beh, bene, ho preso anche il coso. Ho preso dei cazzotti nuovi per me, per la ragazza. Dopo li proviamo. Oh, altro tempo bonus, signori. Ho il pacchetto. Il pacchetto, prendilo. Non l'ho preso. Oh, che liscio, potevo prendere dei cazzotti in più. E va bene. Abbiamo preso questo, tripletta. Quest'arma spara 3 colpi allineati verticalmente. È ottima per tenere sotto tiro quei fastidiosi avversari che amano saltare di continuo. Buonissimo, sì sì, questa mi piace. La metto al posto del Ram Ram. Voglio proprio vedere perché è sempre di fuoco. Voglio solo tenere un'arma di fuoco a disposizione. E la proviamo subito. Quindi proviamo la tripletta insieme all'Albatros. Vediamo che cosa fa. Tripletta, Albatros, presa. Easy, molto easy ragazzi. Oh, prima vado di Albatros e poi tripletta. Ah, volevi scappare saltando, ma questa serve proprio a quello. A non farti saltare, zia. Mi piace tantissimo. Ha un andamento verticale, quindi sì, aiuta molto a colpire chi salta moltissimo, proprio come Ribbon Girl, signore. Perché Ribbon Girl è una che salta proprio come un diavolo. Infatti c'ha il triplo salto, tipo. Pam, presa. Pensavi di scappare col saltino, invece no, invece no. E vediamo la mossa speciale. Che si è parata ovviamente. Pam! Un ultimo colpo di tripletta. Pam! Mi piace la tripletta. Un bel cazzotto, mi piace. Molto bello questa arma. Sono molto soddisfatto dell'acquisto. Che come avrete visto è un acquisto casuale. Non è che tu scegli che cazzotto comprare. E come avete anche visto, quelli di Twin Tail sono quelli che mi sto concentrando di più nel prendere. Proprio perché è quel personaggio che obiettivamente già sto utilizzando di più. In generale. Sei mia. Perché già ve l'ho detto che è il mio personaggio preferito ormai. Sto imparando a usare anche Helix e Ribbon Girl, ma accetto i vostri consigli, come detto all'inizio del video. Pam, vieni a casa. A casa, mamita. A casa, mamita. A casa. Come to papa. Bitches, that's what I'm talking about. E chiudiamo così questo video con dei combattimenti online andati discretamente bene, ma soprattutto con un'arma nuova per la nostra cara Twin Tail. Vi ringrazio di essere stati con me. Mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su se vi siete divertiti, se avete gioito insieme a questo ragazzo che, non scordatevi, è Electric.